Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, al link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, è appena uscito il primissimo trailer di Space Jam 2 A New Legacy, che in italiano è stato reintitolato Space Jam New Legends. Non capisco mai quando vanno a sostituire il titolo in inglese con un altro titolo in inglese, però vabbè. Ammetto che sono stracurioso di vedere questo trailer perché sono legatissimo al primo Space Jam e penso che sia uno dei film di animazione, film in generale che più ho visto durante la mia infanzia e che mi aveva quasi portato a iniziare a giocare a basket, e spero quindi che questo nuovo capitolo con LeBron James protagonista al posto di Michael Jordan non vada soprattutto a sputtanare il franchise, ma sappia essere anche abbastanza all'altezza. Quindi dura 2 minuti e 38, direi che possiamo cominciare. Tra poco è il camp di pallacanestro, tu hai tutti i numeri per sfondare e io posso aiutarti. Non è quello che voglio, papà. LeBron con la famiglia. Non mi fai fare quello che voglio, non mi fai essere me. Aspetta, hai sbagliato piano. A Will Smith non capitano certe cose. Papà! Mm? Bam! Ma che cos'è? Matrix per caso? Sembra molto Tron. Game of Thrones. Benvenuto, King James. Io sono il re di questo dominio. Questo Don Cheadle. Che hai fatto a mio figlio? Dov'è Tom? L'unico modo per riavere tuo figlio è giocare a pallacanestro con me. Pete, manda il pagliaccio tra i reietti. Aspetta! Cos'è? Ready Player One. Figo. Figo. Sono un cartone? Che succede, amico? Devo mettere insieme una squadra. Gigante di ferro Superman. So io cosa ti serve. Un dream team. Bam! Sparo da tre. Beh, Superman ci stava di più, sinceramente. Cominciamo da capo, che dici? Ok. Ma che? È ready, cioè avevano praticamente i render di Ready Player One pronti e hanno deciso di riutilizzarli. Devi vincere questa partita. Chiudiamola. E riprendere nostro figlio. Aia. Classico. Qui ci vuole la vecchia scuola. Ma che? Allora, che dire di questo primo trailer? Non mi ha affatto dispiaciuto, se devo essere sincero, è tanto Ready Player One, nel senso che con tutta l'orda di personaggi del mondo Warner, ho visto King Kong, ho visto i Flintstone, ho visto la Mystery Machine di Scooby-Doo, non mi ricordo, Superman da qualche parte, è tanto Ready Player One, e forse la cosa che mi convince effettivamente meno è tutto questo digital anche nel campo da basket. Avrei preferito un aspetto un pochino più classico, come avveniva nel vecchio Space Jam. Mi piace tantissimo che quando lui vada nel mondo dei Looney Tunes diventi un cartone animato, e a loro volta i Looney Tunes, quando arrivino nel mondo dove si svolge la partita, abbiano questa computer grafica in 3D, molto molto figo. Poi, se devo essere sincero, quando ci sono tecniche di animazione miste sempre mi fa molto piacere. La squadra avversaria la trovo al momento un pochino anonima, nel senso che i Monstar per ovvi motivi erano molto molto più fighi, almeno da quanto ho visto da questo primo trailer, e niente,
niente ragazzi, sono curioso, lo vedrò sicuramente, spero di poterlo vedere al cinema, se no lo vedremo in digitale come è accaduto per Godzilla vs Kong e tutti gli altri film usciti di Warner, dato che vi ricordo che in base a quanto avevano dichiarato tutti i film di quest'anno usciranno in contemporanea sia in streaming su HBO Max o su altre piattaforme dove acquisteranno i diritti, per esempio Godzilla vs Kong in Italia, boh, non si sa quando uscirà, l'ho visto in inglese, oppure al cinema, dato che usciranno in contemporanea. Ragazzi, sono curiosissimo di sapere la vostra opinione, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, mi raccomando, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!